Intanto buonasera a tutti i presenti. Io sono responsabile dell'associazione Fil Rouge di Prato e noi siamo un gruppo di docenti, ma non solo docenti, anche simpatizzanti della lingua e della cultura francese e organizziamo in collaborazione con la Biblioteca Lazzarini, Simone Innocenti, e qui presente, dei piccoli interventi di diciamo divulgazione, ecco, la parola giusta è questa, della cultura, della letteratura francese. E quindi spero che questo sia il secondo incontro che facciamo quest'anno su tre mini appunto incontri, e a presentare questa chiacchierata, insomma, questo intervento è la collega Irene Calamai, a cui lascio subito la parola e bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie Katia. Volevo intanto ringraziare l'associazione Fil Rouge e anche la Biblioteca Lazzarini di Prato per avermi dato la possibilità stasera di tenere in questa bella sala una lezione di letteratura francese. E come vedete dalla slide introduttiva, l'argomento della lezione di stasera sono Le Notes sur Chopin di André Gide e il concetto di classicismo gidiano. Un autore, André Gide, e un concetto, quello di classicismo, non semplicissimi, per cui nella speranza, insomma, di essere stasera il più chiaro e lineare possibile, procederemo per piccoli passi, per piccoli step. E inizieremo proprio dalla fine della nostra presentazione, ossia da questa definizione di classicismo che lo stesso André Gide ci fornisce in un saggio critico dal titolo forse un po' equivoco, perché il titolo lo vedete nei riferimenti, è Billet a Angèle, quindi sembrerebbe un biglietto, una lettera scritta ad una persona, in realtà è un saggio critico. Saggio apparso su una rivista chiamata La Nouvelle Revue Française nel marzo del 1921. Vediamo come Gide definisce il classicismo. Lo leggo insieme a voi. L'opera classica sarà forte e bella solo in virtù del suo romanticismo domato. Il classicismo mi pare un'invenzione talmente francese che per un po' farei di queste due parole dei sinonimi, classico e francese, se il primo termine potesse aspirare a esaurire il genio della Francia e se anche il romanticismo non avesse saputo farsi francese. Perlomeno è nella sua arte classica che il genio della Francia si è pienamente realizzato. Mentre invece qualsiasi sforzo verso il classicismo resta artefatto presso qualunque altro popolo. È così che in Francia, e soltanto in Francia, l'intelligenza tende sempre ad avere la meglio sul sentimento e sull'istinto. Basta percorrere le sale del Louvre, riaperte di recente, tanto nella pittura che nella scultura. Quanto sono ragionevoli tutte queste opere? Che equilibrio, che misura! Bisogna contemplarle a lungo perché acconsentano a liberare il loro significato profondo, tanto il loro fremito è segreto. Il classicismo, e per classicismo intendo quello francese, tende interamente verso la litote. È l'arte di esprimere di più dicendo di meno. È un'arte di pudore e modestia. Il romanticismo, per il fasto che dà all'espressione, tende sempre a sembrare più commosso di quanto non sia in realtà. Di modo che nei nostri autori romantici, la parola precede sempre l'emozione e il pensiero e li fa straripare. Da allora i nostri classici sono apparsi freddi e si ritiene un difetto la loro qualità più squisita, la riservatezza. Questo è una parte di un frammento in realtà un pochino più lungo, l'ho un po' sfoltito, nel quale, dicevo, Gide ci definisce il concetto di classicismo. Di questo frammento a noi per il momento che cosa ci interessa tenere a mente? Solo pochi punti. E li vediamo qua. Intanto l'idea, ci dice Gide, che l'opera classica deve intendersi come il romanticismo domato. Poi vedremo meglio in che senso. Poi ancora il classicismo, e questo Gide lo sottolinea più volte in questo frammento, classicismo inteso come invenzione francese. Aveva detto classico e francese sono due sinonimi. Poi ancora classicismo francese dove l'intelligenza, la ragione, prevale sul sentimento e sull'istinto. Classicismo inteso come equilibrio, come misura.
Poi ancora classicismo come litote, che è quella figura retorica che ci permette di esprimere di più dicendo di meno, cioè si usano poche parole, ma parole che in realtà vogliono dire molto più di quello che in realtà vorrebbero esprimere. E poi pudore, modestia, riservatezza, che poi vedremo sono tante manifestazioni della litote. Infine abbiamo visto che Gide contrappone il concetto di classicismo a quello di romanticismo, che invece si caratterizza essenzialmente per dispersione, per ridondanza, per eccesso. Quindi tutto l'opposto del classicismo, che invece è essenzialità e concentrazione. Ora, prima di andare avanti, faccio una piccola precisazione, apro una parentesi, poi cerco di chiuderla brevemente. Io prima ho presentato questa definizione di classicismo come 100% farina del sacco di Gide, perché l'ho definita gidiana. In realtà ho detto una piccola bugia, perché questa definizione di classicismo in realtà non è proprio farina del sacco di Gide, ma Gide qui ci presenta semplicemente, o comunque si mostra semplicemente di essere un uomo del suo tempo, perché questa definizione di classicismo è più che altro tipica di una temperie storica, di un pensiero, di un'epoca, che va sotto il nome di Terza Repubblica Francese, dove in Francia il concetto, l'espressione Terza Repubblica Francese non indica tanto un assetto politico, o comunque non solo un assetto politico improntato sulla Repubblica, ma indica una temperie storica, un periodo storico abbastanza ampio, molto complesso, caratterizzato da tanta crisi, tanta instabilità e da tre conflitti. Infatti la Terza Repubblica Francese inizia nel 1870 e termina nel 1940. Il 1870 è l'anno horribilis della Francia, perché appunto questo la Terza Repubblica si apre con un conflitto, la guerra franco-prussiana. Una guerra che la Francia non solo perde, ma la Germania del tempo, che appunto si chiamava Prussia, non si limita infatti solo a sconfiggere la Francia, la vuole profondamente umiliare. E che cosa fa? Sottrae alla Francia l'Alsazia e la Lorena. Due regioni di fatto distinte, francesi, anche se molto vicine al confine con la Germania, però sono delle regioni che da sempre in Francia vengono concepite come un tutt'uno. Infatti si parla di Alsazia-Lorena come se fosse un concetto unico, un unico grande territorio. Sono ovviamente delle regioni molto appetibili, perché ricche da un punto di vista minerario, quindi ovviamente la Prussia non aspetta altro che sottrarre alla Francia queste due regioni, però facendo questo la Francia perde la sua unità e la sua compattezza millenaria, e questo genera una profonda crisi. Non solo, questa guerra inaugura, dicevo, un nuovo assetto politico, perché dal secondo impero di Napoleone III si passa alla Terza Repubblica, quindi a un nuovo assetto politico. Inizia una crisi a livello economico, a livello sociale, culturale, e la Francia comincia ad elaborare un sentimento che va sotto il nome di revanchisme, dove la parola revanche in francese significa vendetta, cioè la Francia medita vendetta nei confronti della Prussia per quest'onta subita. Fondamentalmente la Francia riesce a vendicarsi con il Trattato di Versailles del 1919, che chiude la Prima Guerra Mondiale, perché con questo trattato la Francia torna di nuovo in possesso dell'Alsazia-Lorena, quindi ricostruisce la sua unità. Però questo fondamentalmente non basta, perché la tensione franco-tedesca, per quanto la Germania venga umiliata da questa Prima Guerra Mondiale, la tensione franco-tedesca non si attenua. Quindi il revanchisme non si esaurisce, rimane un po' sotto la cenere a covare e riemergerà tra gli anni 20 e 30 del Novecento, quando cioè la Germania con il nazismo inizierà a rialzare la testa, e sappiamo poi come va a finire. Nel 1939 la Germania invade la Polonia e inizia la Seconda Guerra Mondiale. La Terza Repubblica Francese finisce nel 1940, ossia quando la Germania nazista invade la Francia, e con questa occupazione nasce il regime autoritario di Vichy. Quindi vedete che ci sono ben tre conflitti che caratterizzano questo periodo. E che cosa succede? Succede che la Francia, duramente colpita, sicuramente disorientata, inizia in questo periodo a ricercare dei personaggi, dei miti, dei valori, degli oggetti
che in qualche modo diano almeno una parvenza di stabilità, di certezza. E tra questi principi, appunto valori che la Francia riscopre, abbiamo la querelle des anciens et des modernes, cioè il dibattito su che cosa si intende per classico, che cosa si intende per moderno, che è un po' una costante della storia della letteratura francese, nel senso che a volte in maniera più eclatante, come nel 600 e poi nel 1831, a volte meno, però la Francia si è sempre posta il problema di che cosa si definisce per classico, che cosa è moderno, dove moderno ha preso poi vari nomi in base ai vari periodi storici, in base ai vari momenti. Però il classico è sempre stato, bene o male, una garanzia di stabilità, di certezza, perché ancora oggi nella moda, quando si parla di un vestito classico, è un qualcosa che non tramonta mai, che va al di là degli alti e bassi, no? Della storia, dei vari accidenti. Quindi la Francia che cosa fa? Riscopre questo concetto di dibattito tra classico e romantico, che in realtà non si era mai sopito dal 1831. Anche il 1831 è un altro momento importante, è la famosa Battaglia di Hernani, cioè una vera e propria scazzottata, chiamiamola con il suo nome, perché i sostenitori del classicismo e i sostenitori del romanticismo, i moderni dell'epoca, si presero letteralmente a botte durante la rappresentazione del dramma di Victor Hugo Hernani, e quella battaglia, anche fisica, di fatto segna l'inizio in Francia del romanticismo. Ovviamente questo dibattito in quel momento fu particolarmente acceso, ma anche se poi nel 1850 siamo soliti, insomma, considerare già il romanticismo nella sua fase di tramonto, in realtà questo dibattito non viene mai meno. Nel 1850 Sainte-Beuve e poi anche semplici critici sulle varie riviste francesi continuano a dibattere su che cosa è classico, che cosa è romantico. E poi ovviamente questo dibattito acquista dei toni nuovi con la Terza Repubblica, con la guerra franco-prussiana e quindi questa crisi che si viene ad innescare. E da qui nasce appunto questa definizione di classicismo che abbiamo appena visto, questi punti, che Gide, in quanto uomo del suo tempo, semplicemente fa propri, se ne appropria e li rielabora a modo suo, introducendo anche qualcosa di particolare, di nuovo, che poi vedremo in seguito. Questo è un po', diciamo, un quadro generale sulla definizione di classicismo. Ora però per il momento mi fermo qui per quanto riguarda il classicismo e faccio un passo indietro, perché non so se tutti ovviamente conosciamo André Gide e non so se tutti conosciamo anche Le nozze o Chopin, che effettivamente è un'opera poco conosciuta di Gide, però non per questo meno importante. Quindi, prima di procedere, direi di spendere due parole su André Gide e sulle nozze o Chopin. Allora, intanto, chi è André Gide? André Gide, lo vediamo qua, vive intanto tra il 1869 e il 1951. Quindi Gide vive gran parte della sua esistenza sotto la Terza Repubblica Francese, che abbiamo detto va dal 1870 al 1940. Gide è ormai uno scrittore, un letterato che fa parte del canone della letteratura francese. È stato un autore abbastanza prolifico e soprattutto un autore che ha toccato vari generi letterari, perché è stato autore di romanzi, famosissimo Le Faux Monnayeurs, i falsari, così almeno tradotto in italiano. È stato anche autore di racconti, come ad esempio Le Caves du Vatican, i sotterranei del Vaticano, l'immoralista, la sinfonia pastorale, cioè la sinfonia pastorale che è ispirato alla sesta sinfonia di Beethoven. È stato anche autore di un romanzo poema con degli accenti simbolisti che è intitolato Les Cahiers d'André Voltaire, cioè i quaderni di André Voltaire, lo cito perché poi lo andremo a menzionare in seguito. E è stato anche un critico letterario. Un esempio lo abbiamo visto prima con quella definizione appunto di classicismo, ma come critico letterario diciamo che Gide è ricordato per un trattato intitolato Le traité du Narciso o la théorie du symbole, cioè il trattato di Narciso e la teoria del simbolo, e per un trattato molto più voluminoso che è intitolato Les nourritures terrestres, cioè è stato tradotto come nutrimenti terrestri, però in realtà nourriture in francese è proprio il cibo. E anche questo avremo modo di citarlo più avanti.
Ora, se molti di voi già conoscevano Gide come scrittore e come critico, tra l'altro una carriera letteraria che ha ricevuto anche un premio prestigiosissimo, lo vedete qui, nel 1947 Gide è insignito del premio Nobel per la letteratura. Non è detto forse che tutti conoscano l'altra anima di Gide, che è quella musicale, perché Gide ha avuto una formazione musicale, suonava il pianoforte, lo ha studiato in maniera anche molto approfondita ed ha una conoscenza della musica effettivamente molto tecnica, tanto che si cimenta nella scrittura di saggi di critica musicale che appariranno su delle riviste francesi, e qui lo vediamo appunto in veste di musicologo. Qui troviamo anche la prima delle due immagini che ho scelto per la copertina di questa presentazione, perché insomma ritengo che questa immagine rappresenti in maniera molto chiara e sintetica queste due anime di Gide. L'anima musicale, che la vediamo in primo piano, con Gide che suona il pianoforte, e l'anima letteraria che si scorge nello sfondo della fotografia, in quei libri che sono sistemati dietro la scala di legno, e da quella maschera mortuaria che si trova sulle scale, che forse qualcuno di voi ha già riconosciuto. È la maschera mortuaria di Leopardi, perché Gide è stato anche un grandissimo estimatore e appassionato della letteratura italiana, e Leopardi era figurava insomma tra i suoi autori preferiti. Questa duplice formazione di Gide, letteraria da un lato e musicale dall'altro, è regolarmente documentata nel suo journal intime, cioè nel suo diario, perché Gide nel diario non si limita banalmente, come faremmo noi, a elencare cosa ha fatto il tal giorno alla tal ora, fa anche delle riflessioni di natura letteraria e di natura musicale. E molte di queste riflessioni musicali confluiranno proprio nelle nozze di Chopin, a volte con una rielaborazione, in molti casi facendo semplicemente un copia e incolla. Cito il journal intime di Gide perché lo menzionerò insomma varie volte, anche perché insomma vedremo che questo diario in realtà è una vera e propria fucina per le nozze di Chopin, perché gran parte di quello che era stato scritto nel diario poi appunto lo ritroveremo in quest'opera. Vediamo appunto le nozze di Chopin, perché anche nelle nozze di Chopin, già nel titolo, compare in realtà questa duplice formazione di Gide. La parola nozze, infatti, in italiano come in francese, sta ad indicare due cose. Da un lato le nozze sono le note musicali, quindi quei segni grafici che in musica rappresentano l'altezza e la durata dei suoni. Dall'altro però nozze sono anche le note, intese come appunti, come frammenti, come bozze. Quindi vedete che c'è di nuovo il rimando sia all'anima letteraria che a quella musicale. Gide ha intenzione di scrivere un'opera su Chopin già alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento e ne parla in una lettera all'amico Pierre Louis nel 1889, una lettera che poi citeremo più avanti. Però come vedete qui Gide annuncia ufficialmente la stesura di queste nozze su Chopin nel 1892. La prima pubblicazione però risale al 1931, quindi passano un bel po' di anni, e viene pubblicata per l'appunto su una rivista musicale, la Revue Musicale. Gide però non è soddisfatto, continua a mettere mano all'opera, continua a modificarla, e dopo questa insomma, pubblicazione intermedia nel 1939, nel 1948 Gide pubblica un'altra versione delle nozze di Chopin, che è considerata la seconda versione, diciamo, più importante dopo quella del 31, nonché l'ultima edizione curata in vita da Gide. E lo vedete qui appunto l'edizione pubblicata dalla casa Larche, dalla casa editrice Larche. Rispetto al 31, che si può dire? Che la versione del 48 è un pochino più voluminosa, Gide aggiunge nuovi commenti, nuove riflessioni, però, dicevo, non c'è niente di nuovo che non fosse già stato scritto nel journal intime. Quindi il diario, per questo l'ho definito una fucina delle nozze di Chopin, perché niente di quello che compare nel 31 e nel 48 è nuovo al 100%. Gide ovviamente non lo aveva pubblicato, però era già stato tutto scritto nel diario. E poi appunto vedete qui nel 2010, quindi Gide ormai è morto da tanti anni, però la casa editrice Gallimard, volendo festeggiare il bicentenario della nascita di Chopin, 1810-2010, decide di ripubblicare le nozze di Chopin,
e lo fa in questa edizione, che questa ho anche io, dove praticamente confluiscono sia l'edizione del 31 sia quella del 48 e in più la casa editrice aggiunge una serie di frammenti tratti sia dal diario di André Gide sia da delle lettere che Gide scrive ad amici, a conoscenti, a anche estimatori, esperti di Chopin. Ora, ci resta da dire come mai Gide decide di scrivere proprio un'opera su Chopin piuttosto che su un altro compositore. Allora, sicuramente Chopin è il compositore preferito di Gide, ma c'è qualcosa di più di una semplice passione, c'è una vera e propria ossessione in Gide per questo compositore. Perché nel diario, appunto, se un diario che Gide inizia a scrivere poco più che ventenne, nel 1889, e lo scriverà fino a poche settimane prima della sua morte, perché il diario, lo vedete qui, termina nel 1950, alla fine, nel dicembre del 50, Gide muore agli inizi del 1951. Se noi consideriamo il lasso di tempo che precede la pubblicazione del 31 e che poi segue la pubblicazione del 31, vedete che il nome di Chopin appare nero su bianco 35 volte nel primo periodo e 17 nel secondo. E io qui mi sono limitata a quei momenti in cui il nome di Chopin compare nero su bianco. Non ho considerato le allusioni, perché se avessi dovuto considerare le allusioni, probabilmente avrei dovuto, senza esagerare, raddoppiare, se non triplicare, i dati che vedete qui. Se però non siete amanti delle statistiche come me, vi faccio adesso vedere un brevissimo filmato, pochi secondi, nel quale Gide in persona, dalla sua viva voce, ci confessa questa sua ossessione per Chopin. Il filmato è un filmato autentico, è il frammento di quello che oggi definiremo un docufilm, cioè un film documentario sulla vita, la carriera di André Gide, che fu realizzato dal regista francese Marc Allegret. Regista francese, ma soprattutto grandissimo amico di André Gide, il quale appunto decise di rendere omaggio all'amico in questo modo, filmando una serie di interviste, come appunto quella che vediamo qui, che tra l'altro fu filmata poche settimane prima della morte di Gide, e nel quale frammento Gide ripete a voce quello che aveva già ampiamente scritto nero su bianco nelle Nozze di Chopin, ossia ci racconta come secondo lui deve essere interpretata l'opera di Chopin. E lo fa davanti a questa ragazza che vedete qui di profilo, che è una giovane pianista dell'epoca, che si chiama Nick Morris, la quale ascolta i consigli di Gide e poi prova a mettere in pratica quello che Gide dice. Allora, vi faccio sentire pochi secondi, poi se casomai avanza tempo alla fine della presentazione vi faccio sentire anche un altro frammento dove vediamo proprio Gide che suona il pianoforte. Allora, esco un attimo dalla presentazione. Ce qui m'embarrasse un peu avec vous, mademoiselle, c'est que je ne me rends pas très bien compte de ce que je m'en vais pouvoir vous dire. J'ai peur de n'avoir à vous dire, avant même que vous n'ayez joué, que des choses très désagréables. Oui. J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec personne d'autre, avec aucun auteur. Mais il est certain que ce n'est jamais en vue de l'exécution pour le public que j'ai étudié. Je serais quand même désireux de vous entendre jouer. Quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir me montrer? Allora, mi fermo un attimo qua. E questo, se non è l'ultima testimonianza di Gide in vita, è una delle ultimissime. Lo sentiamo anche mentre parla, è già abbastanza affaticato. Allora, in questo breve frammento che abbiamo ascoltato, Gide pronuncia due frasi fondamentali che andrò a ripetere e poi a tradurre. Una la vedete già trascritta qua.
quando dice j'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec personne d'autre, avec aucun auteur. Ossia, ho passato più ore con Chopin che con qualunque altro autore, con qualunque altra persona. E l'altra frase che lui pronuncia, e che io la menziono adesso, ma ci servirà più che altro più avanti, è quando dice «Mais il est certain que ce n'est jamais en vue de l'exécution pour le public que j'y ai étudié». Cioè, è certo che non è in vista di una performance pubblica che io ho studiato il pianoforte, ho studiato la musica di Chopin. Per il momento, appunto, fermiamoci su questa frase però che vedete trascritta qua. Quindi ho passato più ore con Chopin che con qualunque altra persona, con qualunque altro autore. Da che cosa deriva questa ossessione di Gide per Chopin? Allora, le origini Gide ce le racconta, le origini di questa ossessione Gide ce le racconta in un'opera autobiografica intitolata Si le grain ne meurt, se il grano non muore, dove Gide appunto racconta nel 1883 Rubinstein. Rubinstein è un pianista, ma non è il pianista che forse molti di noi conoscono. È un pianista omonimo, cioè un altro Rubinstein, però vissuto all'epoca di André Gide. Un gossip dell'epoca lo spacciava, diciamo, per il figlio naturale di Beethoven, ma appunto è un gossip dell'epoca. Dice Gide appunto nel 1883 Rubinstein dette una serie di concerti alla Salle Erard, che è una sala da concerti famosa di Parigi. I programmi partivano dalle origini della musica per pianoforte e arrivavano fino ai giorni nostri. Non assistei a tutti, poiché i posti erano inaccessibili, come diceva mamma, ma solo a tre. Rubinstein non sembrava tanto presentare un brano, quanto cercarlo, scoprirlo, comporlo a poco, non in un'improvvisazione, ma in un'ardente visione interiore, una progressiva rivelazione di cui lui stesso risultava rapito e sorpreso. I tre concerti che ascoltai erano dedicati, il primo alla musica antica, gli altri due a Beethoven e Schumann. Ce ne fu anche uno dedicato a Chopin, al quale avrei tanto voluto assistere, ma mia madre considerava la musica di Chopin malsana e rifiutò di portarmici. Quindi l'ossessione di Gide, lo vediamo qui, nasce sostanzialmente da un concerto mancato. Gide, lo aveva detto insomma in questo frammento, rimane molto colpito da questo pianista, dal modo in cui il pianista interpreta le opere dei grandi compositori del passato. Chopin è il suo compositore preferito, non può assistere al concerto per un divieto posto dalla madre, che considera la musica di Chopin une musique malsaine. Questo perché? Perché la madre di Gide sostanzialmente era calvinista, quindi aveva ricevuto una formazione morale molto rigida e ovviamente non vede di buon occhio una musica romantica dove insomma le passioni non sono neanche più di tanto celate, quindi pone questo divieto. Rubinstein piace a Gide, Chopin piace a Gide, c'è un concerto mancato e quindi cosa succede? Che Gide comincia a pensare, ma chissà questo Rubinstein come avrebbe suonato Chopin, chissà cosa sarebbe venuto fuori, e da qui Gide inizia letteralmente a idealizzare la musica di Chopin fino all'inverosimile. E di questa idealizzazione ce ne dà conto proprio nell'incipit delle Notes sur Chopin, perché le Notes sur Chopin vengono dedicate al padre abate dell'abbazia di Monte Cassino. Gide all'inizio del Novecento compie un viaggio a Roma e per il tramite di amici decide di visitare anche l'abbazia di Monte Cassino. Questo posto in qualche modo lo colpisce, tanto che non decide soltanto di visitarlo come si farebbe oggi, ma decide proprio di risiedere lì per almeno tre giorni, proprio per condividere la vita monastica. In realtà Gide rimane talmente impressionato da questo luogo che i tre giorni diventano una settimana. E l'ultimo giorno Gide ha modo di parlare con il padre abate dell'abbazia, che è una persona molto anziana, non si può affaticare, quindi lo conosce soltanto nell'ultimo giorno di questo soggiorno, e con lui ha un dialogo nel quale viene fuori che il padre abate, come Gide, ha una passione in comune, cioè la musica, in particolare la musica di Chopin. E Gide appunto racconta nell'incipit delle Notes sur Chopin: so che l'amate, qui riporta le parole del padre abate, so che l'amate mi disse e che ultimamente avete suonato della musica tutte le sere in compagnia di Don Adelberto e di qualcun altro di qui. Mi è dispiaciuto molto non potermi unire a voi, poiché amo molto anche io la musica, anche io ho suonato il pianoforte,
ma già da parecchio tempo ho dovuto rinunciarvi e accontentarmi di leggere senza eseguire. Sapete che è una gioia perfetta leggere la musica così in silenzio e ascoltarla nell'immaginazione? E che cosa credete che mi faccia portare? Chopin. E aggiunse, è la più pura delle musiche. E poi Gide prosegue dicendo, la più pura delle musiche. Ecco le parole che avrei appena osato pronunciare e che mi preoccupo di rivestire di tutta l'autorità di un dignitario ecclesiastico così importante avanti negli anni. Io l'ho messo in neretto, ma credo che sia piuttosto evidente, no? Dei livelli a cui l'idealizzazione della musica di Chopin giunge nella mente di Gide. È una idealizzazione alle stelle. Si parla di una musica ascoltata in silenzio, che è già un ossimoro, perché la musica è vero che è fatta anche di pause, però è fatta anche di note che devono essere ascoltate con le orecchie prima ancora che in immaginazione. Si parla di una gioia perfetta, addirittura della più pura delle musiche. Tenete a mente questo aggettivo pura, perché qui sicuramente esprime ed esprime senz'altro l'idealizzazione della musica di Chopin nella mente di Gide, però poi lo ritroveremo anche più avanti, quindi teniamolo a mente. Torniamo adesso alla frase che ci aveva colpito, e cioè ho passato più ore con Chopin che con qualunque altro autore, con qualunque altra persona. È una frase un po' ambigua, nel senso che sì, rappresenta questa ossessione per Chopin, lo abbiamo visto, ma forse c'è dell'altro. Infatti un critico che si chiama, mi sono dimenticata di dire una cosa importante, vi ricordate quando avevo detto la stesura delle Nozze of Chopin impiega un bel po' di tempo, perché dal 1892 viene pubblicata solo nel 1931 e poi nel 1948. Secondo un critico francese che si chiama Pierre Masson, questa anche lunga gestazione delle Nozze of Chopin sarebbe proprio ad indicare anche quello, il tentativo da parte di Gide di creare un'opera che sia in qualche modo all'altezza di quell'ideale che si era creato nella mente. Ovviamente la perfezione non è di questo mondo e quindi cosa succede? Che l'opera inevitabilmente fallisce in questo suo intento, rimane allo stato di frammento, di bozza, per questo appunto si parla anche di not, intese come frammenti. Però sicuramente Gide ce la mette tutta, anche per creare un'opera che sia al pari del suo ideale. E ritorniamo appunto a un altro critico, perché, dicevo, la frase che vedete qui in neretto, ho passato più ore con Chopin che con qualunque altra persona, con qualunque altro autore. Un critico che si chiama Gilbert Durand ha messo in evidenza due cose. Allora, intanto che Gide nella sua opera, anzi nelle sue opere, nella sua produzione letteraria, parla sempre di sé. Non lo fa sempre, magari in prima persona, dicendo je, come nel diario, come nell'autobiografia che abbiamo citato prima, però lo fa anche attraverso dei personaggi che, per quanto fittizi, per quanto storici, in qualche modo rivelano sempre qualcosa del loro autore. E questo, se vogliamo, è già un tratto classico, perché il concetto di conosci te stesso è un concetto tipicamente classico, è uno scavo interiore che poi inevitabilmente porta a riscontrare dentro di noi, dentro in questo caso di sé, delle verità che sono poi universali, che valgono per tutta l'umanità. Però c'è anche un altro aspetto. Gilbert Durand osserva che oltre al fatto che Gide parla sempre di se stesso nelle sue opere, c'è anche un mito ricorrente, che è il mito di Narciso. Ora penso che, insomma, tutti noi conosciamo il mito di Narciso, la storia di questo giovane bellissimo che si specchia nell'acqua, vede la sua immagine riflessa e se ne innamora. A tal punto che cerca poi in tutti i modi di abbracciare questa immagine, che prende ovviamente per vera, non per un riflesso, cerca di abbracciarla, di baciarla, ma ovviamente non ci riesce e poi muore di consunzione. Allora, il mito di Narciso compare spesso in Gide, non solo all'interno di un'opera che verrà proprio dedicata a Narciso, e la vedete qui, Le traité du Narcisse ou théorie du symbole, trattato di Narciso o teoria del simbolo, ma la storia di Narciso, o meglio il significato profondo di questo mito, che rappresenta che cosa? Rappresenta un'individualità, una personalità, quella di Narciso, che si specchia e
c'è uno scambio tra il riflesso e ciò che è vero, la verità che sta al di qua dello specchio, non nel riflesso che si vede, ma che viene scambiata per vero. Quindi c'è un gioco di riverberi, c'è una verità che si cela appunto dietro la forma. Allora, sotto questo aspetto, Narciso non compare solo in questo trattato, ma compare frequentemente nell'opera di Gide. Tanto che appunto Gilbert Durand si pone un dubbio. E se l'opera non fu le opere scritte da Gide, il quale Gide parla molto di se stesso, non fossero che tanti specchi, come appunto lo specchio d'acqua di Narciso, dove l'autore riflette se stesso, riflette la sua personalità e in qualche modo l'autore fa anche i conti, no? Con se stesso. Questo è il significato della seconda immagine che avevo scelto in apertura della presentazione. Qui vediamo Gide che si specchia in uno specchio reale, però se l'opera fosse uno dei tanti specchi che Gide usa per vedere se stesso, ovviamente, dicevo, gli specchi non sempre sono realistici, a volte sono realistici, a volte sono specchi deformanti, quindi, e se tutti i personaggi, anche quelli fittizi che compaiono nelle opere di Gide, non fossero che tante manifestazioni del loro autore? Allora, questa idea, oltre a Gilbert Durand, è venuta anche a un altro critico, e questo giuro che per stasera sarà il terzo e ultimo critico che citerò. L'altro critico è appunto Augustin Voegele, che è anche un ricercatore, il quale si è posto un problema, un dubbio, o meglio, ha formulato una tesi. Qual è questa tesi? E se le nozze sur Chopin fossero uno dei tanti specchi usati da Gide per riflettere se stesso, ovviamente non tanto come uomo, ma come autore, come artista. È chiaro che Chopin a quel punto diventerebbe un riflesso che più che allo Chopin reale, il compositore polacco di origini francesi, rimanda più che altro a Gide, all'autore. Però stiamo attenti, perché non sempre quando nelle nozze sur Chopin si parla di Chopin dobbiamo leggere Gide, perché ricordiamoci sempre lo specchio d'acqua di Narciso. Se l'acqua non è statica, ci sono dei riverberi, ci sono delle increspature che a volte ci rendono l'immagine reale, a volte ci fanno capire che siamo di fronte ad un riflesso. La stessa cosa potrebbe succedere appunto nelle nozze sur Chopin, e quindi Chopin a volte è il compositore polacco, a volte invece Gide parla di sé. Questa è la tesi che si è posta Augustin Voegele e che noi oggi, stasera, insomma, adottiamo. Anche perché un dubbio ci viene. Nel senso che Gide, in quest'opera, Le nozze sur Chopin, parla molto di Chopin, della sua opera, di come è strutturata, di come è organizzata, di come la si deve interpretare. Però Gide ci presenta Chopin come un classico. E noi invece sappiamo che Chopin è un compositore romantico, anzi, è diventato poi il mito romantico per eccellenza, quindi c'è qualcosa che non torna. Quindi adottiamo questa visione, le nozze sur Chopin come specchio e Chopin come doppio di Gide. Se noi adottiamo questa visuale, che cosa succede? Che le nozze sur Chopin, più che parlare, più che un'opera in cui Gide parla dell'estetica di Chopin, in realtà è un'opera dove parla della sua propria estetica, dell'estetica di Gide. E quindi le nozze sur Chopin diventano un manifesto dell'estetica gidiana, perché Chopin diventa un semplice pretesto per Gide per raccontare qualcosa di sé, ripeto, non come uomo, ma come autore, come letterato. E ovviamente l'estetica di Gide, cioè la teoria del bello per Gide, è il classicismo. Allora forse i conti iniziano a tornare. Vediamo quindi che cosa Gide ci racconta, ci dice del classicismo e di questa estetica attraverso le nozze sur Chopin. Ricordiamoci che non sempre Chopin è da leggersi come Gide, quindi a volte Gide veramente parla di Chopin, il compositore polacco, di origini però francese, perché il padre di Chopin era francese, tra l'altro originario della Lorena,
Chopin che cosa fa? Nel 1831 lascia la Polonia, lascia Varsavia, si trasferisce a Parigi. Parigi doveva essere semplicemente una tappa intermedia, in realtà poi Chopin vi rimane fino alla morte nel 1849. Quindi a volte Gide si riferisce effettivamente al personaggio storico, a volte no. Gide scrive: se ravviso nell'opera di Chopin un'ispirazione, una derivazione polacca, mi piace anche vedervi un carattere, una maniera francese. Qui senz'altro Gide parla di Chopin. Mi spingo troppo in là? Ammettiamo allora che non vi sia nulla di propriamente francese nella composizione dei suoi poemi, ma che piuttosto la costante consuetudine con lo spirito francese, con la cultura francese, lo abbia spinta ad accentuare proprio le qualità più antigermaniche del genio slavo. E qui comincia l'increspatura. Cosicché, colui che voglio opporre a Wagner è Chopin. E se mi si obiettasse che vi è una ridicola sproporzione con l'enorme mole di Wagner e che vicino all'opera gigantesca di lui, quella di Chopin, appare incomparabilmente minuta, risponderei che è proprio su questo piano che io voglio anzitutto metterli di fronte e che è soprattutto la sua enormità che ai miei occhi conferisce un carattere germanico all'opera di Wagner. Questa enormità la sento non solo nella durata inumana di ciascuna opera, ma negli eccessi di ogni genere, nell'insistenza, nel numero degli strumenti, nella forzatura delle voci, nel pathos. Chopin per primo mette invece al bando ogni sviluppo oratorio. Sembra che egli non abbia altra cura se non quella di restringere i limiti, di ridurre all'indispensabile i mezzi di espressione. L'opera di Chopin è paragonabile ai fiori del male di Baudelaire. Baudelaire e Chopin posseggono la stessa smania di perfezione, lo stesso errore della retorica, della declamazione, dello sviluppo oratorio. Allora, in questo frammento che cosa abbiamo? Gide contrappone innanzitutto due blocchi. Il blocco Wagner-Germania, che si caratterizza per tre parole chiavi essenzialmente: enormità, eccesso e pathos. E l'altro blocco è quello rappresentato da Chopin-Gide e quindi dalla Francia, che al contrario si caratterizza per la minutezza, i limiti, quindi un contorno, l'essenzialità e la smania di perfezione. Ovviamente quando leggiamo questa contrapposizione Francia-Germania, qui è Gide, uomo del suo tempo, che parla. Questa è la contrapposizione che risente di quella tensione franco-tedesca che è tipica, come abbiamo detto all'inizio, della Terza Repubblica francese. Wagner, Germania, che cosa rappresentano? Sostanzialmente il romanticismo. Vi ricordate all'inizio, avevamo detto la parola che precede l'emozione, il pensiero che li fa strabordare. Quindi romanticismo è dispersione, è ridondanza, eccesso, in contrapposizione invece a Chopin-Gide e quindi alla Francia, che è concentrazione, è disegno. La Germania è ovviamente culla del romanticismo, in particolare del romanticismo musicale qui rappresentato da Wagner. Wagner che con l'arte totale è anche insomma maggiore esponente del romanticismo per quell'idea di arte totale, di fusione delle arti, di comunione appunto tra le arti che è tipica del romanticismo. Chopin-Gide invece si caratterizzano per tutt'altro, per la presenza di confini, per una cornice che inquadra il pensiero, che non lo fa strabordare, lo contiene, per l'essenzialità in opposizione all'eccesso, per la smania di perfezione e soprattutto per il disegno, perché in un altro frammento delle Nozze sur Chopin, che vedete qua in basso, Gide dice: il grande strumento della cultura è il disegno, non la musica. In quello, cioè nel disegno, l'emozione si fa serva del pensiero, mentre la musica lo disperde. Il popolo francese è un popolo di disegnatori. Anche la musica francese è disegnata. La musica tedesca non accetta limite né contorno. Quindi si calca l'opposizione tra un romanticismo e un Chopin-Gide classico, che ovviamente è anti-germanico, anti-Wagner e quindi anti-romantico. Classicismo quindi opposto totalmente al romanticismo. Ma non è tutto. In altri frammenti delle Nozze sur Chopin ancora Gide ci dice: come sono semplici le idee musicali di Chopin. E qui noi potremmo anche tradurre: come sono semplici le frasi di Gide. Sì, Chopin, è molto importante dirlo,
si lascia guidare e consigliare dalle note. Egli sente che la tal nota o doppia nota, che la tal terza o tal sesta, cambia significato a seconda della sua posizione nella scala. In questo risiede la sua forza espressiva. Sostengo che non è tanto il sentimento a dettargli la modulazione e l'accordo, quanto il senso esatto di una convenienza musicale in cui il sentimento prende naturalmente posto. Quindi, che cosa caratterizza l'opera classica? La semplicità delle frasi, la chiarezza, la trasparenza, forse talmente chiare, talmente semplici da sembrare appunto una menzogna, e poi la convenzione, cioè il fatto che le parole scelte non sono messe lì a caso, non sono dettate dal sentimento, ma sono dettate, qui dice, da una convenienza musicale, sostanzialmente da una logica. C'è una logica nella musica come anche nella scrittura, perché se io cambio l'ordine delle parole, dire Gianni mangia la mela o la mela mangia Gianni cambia totalmente di significato, cambia anche il punto di vista. Quindi semplicità è la prima parola chiave, e poi quella logica che di fatto fa da cornice, che inquadra appunto il pensiero. Poi ancora, quello che veramente importa, il segreto stesso di un'opera nella quale nessuna nota è trascurabile, nella quale non trovano posto retorica né ridondanza, nella quale nulla è semplice e riempitivo. Quindi, al contrario di Wagner, Germania, che è retorico, che è eccesso, che è troppo di tutto, qui il classicismo per cosa si caratterizza? Per il fatto che non c'è retorica, nessuna nota, nessuna parola è trascurabile, tutto è essenziale. Quindi l'altra parola chiave è appunto l'essenzialità. E infine, nessuno sviluppo retorico, nessun desiderio di gonfiare l'idea musicale e di sfruttarla ancora, ma al contrario, quello di semplificarne l'espressione al massimo fino alla perfezione. Quindi essenzialità di nuovo, semplicità e la smania di perfezione. La concentrazione, si diceva prima, che è contrapposta alla ridondanza invece del romanticismo. Concentrazione e perfezione che ovviamente si ottengono attraverso un labor lime, quindi un processo di messa a puntino, di rifinizione. La stessa cura con cui appunto Gide aveva tentato in tantissimi anni di scrivere queste note su Chopin rendendole perfette, anche se poi il tentativo sappiamo che è fallito. Ora, fin qui noi ci siamo concentrati sulle caratteristiche dell'opera classica, ma Gide in realtà nelle note su Chopin non parla soltanto dell'opera di Chopin, di come è strutturata, ci dice anche come deve essere interpretata. E qui si apre appunto un nuovo blocco, un nuovo tema, che è quello appunto dell'interpretazione dell'opera, non solo di Chopin, ma anche delle opere di Gide. È chiaro che un autore scrive un'opera perché ha qualcosa da dire, quindi c'è un messaggio, altrimenti se non avesse niente da dire non la scriverebbe. Però è anche vero che insomma, l'autore si rivolge sempre anche ad un pubblico, ad un destinatario, che può essere reale perché magari ce l'ha già in mente, oppure ideale. Quindi anche il problema dell'interpretazione può essere un problema connesso con l'estetica. Che cosa ci dice Gide a proposito appunto dell'interpretazione? Allora, diciamo che come interpretare l'opera di Chopin è un altro chiodo fisso di Gide. Nella giovinezza Gide afferma di non avere nessun problema a suonare in pubblico e soprattutto ad eseguire in pubblico le opere di Chopin. Nella maturità invece di Gide qualcosa cambia, perché Gide nella maturità insiste molto, sia nel diario sia poi nelle nozze su Chopin, sulla sua impossibilità, per non dire incapacità, a suonare le opere di Chopin in pubblico. Quindi succede qualcosa, cerchiamo di capire perché, che cosa. In questo frammento che vedete qua del 1915, tratto quindi dal diario ma poi ripreso anche nelle nozze su Chopin, Gide racconta: mi fu chiesto di sedermi al pianoforte, con un'insistenza tale da rendere difficile qualsiasi rifiuto. Madame Edwards, per incoraggiarmi, si sedette davanti ad uno spartito di Chopin e suonò qualche mazurka con fluidità, charme, ma alla maniera artista, con quel tempo rubato che detesto tanto, con degli accenti improvvisi, dei sussulti, degli effetti più atti a far valere il temperamento dell'interprete che non l'eccellenza del brano. Qui Gide ce l'ha molto con quei pianisti virtuosi
che anziché mettere l'accento, puntare i riflettori sull'opera che stanno interpretando e quindi sul compositore, puntano i riflettori su se stessi, quindi sulle loro passioni, il loro modo, la loro sensibilità di interpretare l'opera. Dice Gide: iniziai il preludio in mi bemolle maggiore, ma allo stesso modo in cui mi capita di prendere l'accento inglese quando parlo con un inglese, adottai per educazione quel tempo rubato di cui Madame Edwards si era servita poco prima e mi fermai dopo 12 battute di agonia. Gide prova a suonare alla maniera virtuosa e romantica, ma si ferma dopo 12 battute di agonia. E non solo, nel 29 ancora scrive: sono riuscito talvolta a suonare i preludi, in particolare quelli in fa diesis minore e in mi bemolle maggiore, in modo tale da soddisfarmi, da sorprendere e incantare chi mi avesse ascoltato. Ma se qualcuno fosse stato presente e io avessi saputo che poteva sentirmi, la mia esecuzione si sarebbe subito raggelata. Quindi addirittura, se Gide viene ascoltato, si sarebbe bloccato assolutamente. Poteva suonare in maniera soddisfacente da solo, ma se qualcuno era in ascolto non avrebbe potuto proseguire oltre. Qui ritorniamo a quella seconda frase che Gide aveva pronunciato nel video che vi avevo fatto vedere, cioè: è certo, aveva detto, che non è in vista di una performance pubblica che io ho studiato la musica di Chopin e la musica in generale. Perché Gide si blocca? Apparentemente, almeno da questi frammenti, sembra che Gide ci voglia dire che le opere di Chopin, e quindi le sue opere, sono opere non destinate all'ascolto, all'esposizione, cioè sono opere da leggere in solitudine. Ora, Gide, va bene, si definisce classico e un'opera scritta come quella di Gide può anche essere giusto, nel senso che per la società contemporanea soprattutto la lettura in pubblico non si fa più ormai, la lettura è un'attività solitaria, quindi ok, Gide ci dice: leggete le mie opere da soli nella vostra stanza, non le leggete ad alta voce, e ci può stare. Ma nel caso di Chopin, perché una musica non la si dovrebbe far ascoltare? La musica è fatta per essere ascoltata, è un po' un controsenso. Beh, forse perché c'è dell'altro. Ritorniamo, quell'idea appunto di una musica ascoltata in silenzio ci riporta infatti all'incipit delle nozze di Chopin, anche poi per avviarmi alla conclusione. Nell'incipit vi ricordate che cosa aveva detto? La più pura delle musiche. Sapete che è una gioia perfetta ascoltare la musica in silenzio, ascoltarla nell'immaginazione? Qui ritroviamo l'aggettivo pura, quell'aggettivo che vi avevo detto, tenetela a mente, poi ci ritorneremo. Sì, sicuramente pura sta ad indicare l'idealizzazione, come abbiamo detto, della musica di Chopin, ma non solo quella, perché puro è un aggettivo un po' ambiguo, talvolta può avere anche una connotazione morale, e potrebbe averla anche in questo caso. Se infatti noi leggiamo altri frammenti del diario di Gide, poi in qualche modo confluiti nelle nozze di Chopin, che sono quelli che vedete qua in basso, forse è più probabile una interpretazione morale che non in altro senso. Nel 1921, infatti, Gide scrive: eseguita in questo modo, cioè alla maniera dei virtuosi, la musica di Chopin diviene brillante e perde il suo valore precipuo, la sua virtù. Virtù è chiaramente una parola che ha a che vedere con il campo semantico della morale. Ancora nel 1889 Gide scrive: Brandukov, che è un pianista, ha un tocco che vi fa fremere il cuore. Ci sono anche delle sonorità strane che sembrano svelarvi non so quali mondi sconosciuti, tanto che se ne ha quasi paura. C'è addirittura un inconnu, per dirla con Baudelaire, che spaventa Gide, c'è un mondo sconosciuto che lo inquieta. E sempre nell'89, in questa lettera all'amico Pierre-Louis, Gide dice: nelle nozze di Chopin vi potrò raccontare le notti strane che avrebbero potuto trascorrere Georges Sand e Chopin a Maiorca, vicino al pianoforte, a eseguire i preludi e tutte le sensazioni, tutte le emozioni che avrebbero potuto scuoterli. Altra parola chiave, sensazioni, che è la prima che usa Gide, poi si corregge e parla di emozioni, che è già anche più di spirituale. La prima parola però è sensazioni, e la radice è la stessa di senso, di sensualità. Quindi c'è un mondo sconosciuto che inquieta Gide, forse ha a che vedere con i sensi, con la sensualità,
che spaventa Gid, tanto che Gid, preso da questo timore, inizia a tacere. E allora forse quella che prima avevamo preso per intimità, per riservatezza, non è una vera e propria riservatezza, ma è pudore. Pudore verso un qualcosa di inconfessabile. E che cos'è inconfessabile? Beh, forse che Gid, proprio tutto classico, non è un vero e proprio classico. Forse anche Gide, come a maggior ragione Chopin, che è un compositore romantico, ha una componente romantica e sensuale neanche più di tanto nascosta. E la ritroviamo sia nei contenuti, non neanche trasposti appunto in maniera troppo spirituale, ma anche nel modo di interpretare le opere. Perché Gide, insomma, ci lascia intendere che c'è un modo malsano di interpretare la musica di Chopin, ed è il modo virtuoso. Perché a quel punto la musica diventa brillante, vi ricordate cosa avevo detto, e perde la sua virtù. Quindi c'è anche un modo malsano di interpretarla. Però è una confessione troppo dura da fare, quindi Gide, come al solito, ormai l'abbiamo visto, non si sbottona più di tanto. Se lo fa, lo fa attraverso un'acqua, attraverso dei riverberi che fanno vedere e non vedere. E infatti in un'opera, in quel romanzo poema che ho citato all'inizio, Les Cahiers d'André Voltaire, cioè i quaderni di André Voltaire, dove André Voltaire non è altro che l'ennesimo alter ego di Gide, Gide che cosa confessa? Che c'è una componente sensuale nell'opera e che c'è anche un modo malsano di interpretarla. Scrive Gide: uscisti sulla terrazza, gli altri rimasero nel salone. Quando vidi che non potevi più fuggire, spalancai completamente la finestra e mi misi al pianoforte. I suoni ti arrivavano come fossero onde. Iniziai il primo scherzo di Chopin, brutalmente, rumorosamente, come a preludere, non volendo turbare subito la tua anima. Al più lento, misi la sordina e la melodia pianse morbosamente dolce. Come gocce che si distaccano dal getto d'acqua, le note acute della melodia risuonavano ostinatamente sempre le stesse, ma diversamente eloquenti, mentre l'armonia mutava. Ripresi l'agitato, ma con tutta la passione del mio cuore, facendo trasalire l'inquietudine delle dissonanze. Mi fermai bruscamente prima che tu ti potessi liberare dall'incantesimo. Allora tu di nuovo, ma sottovoce e con la testa reclinata, oh André, hai agito vilmente questa sera. Qui vedete che sicuramente il frammento è classico perché è molto lineare, le frasi sono molto semplici, ci sono parole accuratamente scelte e selezionate secondo una logica, non secondo il sentimento, come aveva detto Gide, accuratamente scelte come oltretutto vuole il simbolismo, perché questo romanzo poema è scritto appunto in chiave simbolista, quindi c'è un'attenzione, una cura maniacale nella scelta delle parole. Ma questa appunto forma è talmente semplice, talmente trasparente, accurata, che sembra appunto una menzogna. Ormai l'abbiamo capito, penso, il classicismo in Gide è solo un paravento qui. È un paravento per nascondere che cosa? Il fatto che c'è un inconnu, un mondo sconosciuto, sensuale, romantico, che emerge nei contenuti, ma emerge talvolta anche nella forma. E quando emerge e Gide ne prende consapevolezza, che cosa fa? Gide inevitabilmente poi impara a tacere. Vedete, infatti qui si parla di note acute, ostinatamente sempre le stesse, ma diversamente eloquenti. Questo è un altro modo di definire la litote, quell'arte di esprimere di più dicendo di meno. Poche parole, ma parole che rivelano anche molto più di quello che vorrebbero dire. È una trasparenza talmente trasparente e limpida da essere appunto una menzogna, come lo specchio d'acqua che restituiva sì un'immagine abbastanza fedele di Narciso, ma era pur sempre un riflesso, quindi una menzogna. E qui appunto arriviamo al dunque, e cioè quando Gide insiste molto su quella impossibilità a eseguire in pubblico le opere di Chopin, quell'impossibilità non è intimità, quello è vero e proprio pudore. Quello è appunto il momento in cui Gide avverte questo inconnu e non può fare altro che tacere, non può raccontare questa matrice sensuale e romantica,
forse anche per l'educazione ricevuta dalla madre calvinista, che in qualche modo l'ha condizionato, e che cosa fa quando avverte e inizia ad avere consapevolezza di questo mondo sommerso? Gide impara a tacere. Come appunto diceva il filosofo Wittgenstein, di ciò di cui non si può parlare è meglio tacere. E da qui l'elogio che Gide fa della reticenza e della litote, e lo fa in diversi punti delle nozze di Chopin, qui ne ho selezionati due in particolare. Quando Gide dice: amo che la musica di Chopin ci sia quasi sempre detta a mezza voce, pressoché a voce bassa, senza nessuna irruenza. Chopin propone, suppone, insinua, seduce, persuade, quasi mai afferma. E noi ascoltiamo tanto meglio il suo pensiero quanto più esso si fa reticente. Penso a quel tono di confessionale che la Ford lo dava in Baudelaire. E ancora, i virtuosi cercano soprattutto di mettere in valore il romanticismo di Chopin, mentre ciò che più mi sembra degno di ammirazione in lui è proprio il suo ricondurre al classicismo l'innegabile apporto romantico. Gide insiste a presentarci Chopin come un classico, quando classico non è. In realtà qui Gide parla di sé. Gide fa di tutto per definirsi un classico, ma non può fare a meno a un certo punto di prendere atto che in lui c'è anche qualcos'altro che di classico, che non è affatto classico, ma è proprio di quella matrice sensuale e romantica che tanto aveva criticato prima in Wagner e nella Germania. Quindi qui non è Chopin tanto che propone, suppone, insinua, seduce, qui è Gide. È Gide che, l'abbiamo detto, parla sempre in modo molto sibillino, non afferma mai, non lo fa quasi mai. Parla sempre per interposta persona, per alter ego, per riflessi. E poi quello che fondamentalmente qui dice Gide, fondamentale, dice: ciò che mi sembra più degno di ammirazione in lui è proprio il suo ricondurre al classicismo l'innegabile apporto romantico. Questo è il concetto che avevamo visto all'inizio, di classicismo inteso come romanticismo domato. Il classicismo è quel paravento, quella ragione, quegli strumenti dello spirito, semplicità, equilibrio, trasparenza, che servono soltanto a mascherare, a mitigare per quanto possibile la componente romantica e sensuale che però è presente nell'opera di Gide, è presente in Gide e non può fare a meno di venire fuori. Quindi vedete che da una definizione di bello, che è alla base dell'estetica, in Gide si fa la svelta anche a virare verso una definizione di bene, che è alla base della morale, che ci dice cosa è bene e cosa è male. Il classicismo in Gide è anche appunto una morale che ci dice: nella vita si riesce a vincere nel momento in cui lo spirito ha la meglio, la ragione, ha la meglio sulla sensualità e sull'istinto. E questa non è solo la conclusione a cui Gide giunge nelle nozze di Chopin, ma è anche la conclusione a cui lui giunge in un'altra opera, nel trattato che ho citato all'inizio, Le Nourriture Terrestres, dove per il tramite di un personaggio fittizio, che in questo caso si chiama Nathanael che cosa fa? Gli viene richiesto prima di tutto di sperimentare tutte le gioie e i piaceri dei sensi, però alla fine del suo percorso di vita la sua vittoria consisterà proprio nel mitigare quella componente romantica e sensuale con le doti dello spirito, quindi con la ragione, con l'intelletto. E qui noi torniamo all'inizio della nostra presentazione, che poi io avevo detto appunto sarebbe stata la fine. Qui abbiamo appunto sviscerato tutti quei punti che vi avevo semplicemente chiesto di tenere a mente. Il classicismo come invenzione francese, lo abbiamo detto, qui Gide è figlio della sua epoca, della Terza Repubblica. Quali sono le manifestazioni del classicismo? L'intelligenza, l'equilibrio, la misura, semplici paraventi, strumenti dello spirito per vincere la sensualità, il sentimento e l'istinto, e poi la litote, perché appunto quando Gide si rende conto che non può fare a meno di riconoscere che ha anche una componente romantica e sensuale, l'accetta, però impara a tacere, e da lì l'impossibilità di interpretare in pubblico le opere.
Quindi l'intimità, che in realtà è pudore, modestia e riservatezza, sono appunto tutte manifestazioni della litote. Quindi vedete, giusto per arrivare anche alla conclusione, che le nozze of Chopin, per quanto opera frammentaria, per quanto opera marginale, non famosissima di Gide, ci rivela in realtà un mondo, perché Gide qui attraverso Chopin ci parla in realtà della sua estetica e di un'estetica che va a braccetto con la morale. E avete visto che insomma attraverso un'opera in realtà ne abbiamo citato tante altre di Gide, perché poi così come Gide elaborava delle idee nel diario e poi le aveva trasposte nelle nozze of Chopin, così nelle nozze of Chopin elabora delle teorie, dei pensieri che poi Gide va a estrapolare e che svilupperà meglio in altre opere, da Le traité du Narcisse a Le nourriture terrestre, ai Cahiers d'André Voltaire, tutte le opere appunto che abbiamo citato. E ce n'è un'altra di opere che ancora non abbiamo citato, ma lo faccio adesso, perché questo procedimento che Gide ha di riflettere sul diario, di mettere poi per iscritto nelle nozze of Chopin, di riflettere sulle nozze of Chopin per poi elaborare, mettere in pratica quel pensiero in altre opere, è un procedimento che Gide rappresenta proprio anche nella finzione. Nel romanzo Le Faux Monnayeurs, dove Gide, attraverso la tecnica della mise en abîme, reduplica se stesso nell'ennesimo alter ego che è il protagonista Edouard, romanziere anche lui, che scrive il racconto Le Faux Monnayeurs, ma in realtà è Gide che lo scrive, Edouard è solo la replica di Gide. Edouard che cosa fa? Come Gide, prima elabora i suoi pensieri nel diario e poi li riporta nel racconto che sta scrivendo, che sono appunto i Faux Monnayeurs. E io con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Ah, se volete vi faccio anche vedere l'altro frammento del video, quello dove Gide suona il pianoforte, se abbiamo ancora un po' di minuti, non lo so, se vi va di rimanere anche, perché insomma la presentazione è stata bella lunga, quindi allora, torno indietro. Chopin, plus d'heures que je n'en ai passé avec personne d'autre, avec aucun auteur. Mais il est... Justement, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il y a le passage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui est admirable, n'est-ce pas? Et ensuite, n'est-ce pas? Je ne joue pas les doigts tout engourdis, et qui va être suivi d'une plainte déchirante, n'est-ce pas? Vous pouvez l'amener. Reprenez donc le passage, là, la modulation, ou d'abord. Gide che suona il pianoforte, suona a memoria, e poi smette anche lì perché dice, vabbè, la scusa, ho le mani tutte intorpidite, insomma, tutte fuori allenamento, però anche lì aveva iniziato con tanta passione, vedete quel punto, dice quello quando c'è, e poi si blocca. Ovviamente il video è molto più lungo, si trova anche su YouTube, quindi se vi va via vedervi tutta l'intervista di Gide, è un bel filmato, è tutto in francese, quindi l'unico requisito è avere un po' di dimestichezza con la musicalità della lingua, però è veramente un bel video, quindi se avete tempo ve lo consiglio.